Il progetto FOSLO è un progetto di infrastrutture che finanzia infrastrutture della ricerca e che afferisce alla missione 4 del piano PNRR. È un progetto sfidante, o come si dice challenging, in quanto ha diverse anime al suo interno. Ha una parte di costruzione proprio fisica delle infrastrutture, quindi con tutto ciò che comporta gare e collaudi. Ha una parte scientifica di ricerca e anche qui tutto ciò che comporta reclutamento di ricercatori, acquisizione di servizi, elaborazione di paper e divulgazione dei risultati, e ha un'altra sezione dedicata allo sviluppo del capitale umano e capacity building, e anche questa quindi è un'altra componente. Tutto questo avviene dovendo rispettare quelle che sono le regole di rendicontazione del PNRR che sono indicate dalla Commissione europea e le regole interne del CNR. Quindi la complessità per riuscire a districarsi con successo, quindi per portare alla fine dei 3 anni il risultato non soltanto nei tempi e nel budget, ma anche con la qualità, soprattutto che abbiamo indicato nel progetto, è la vera sfida, è questa la complessità. Chiaramente questo può avvenire soltanto se c'è un gruppo di lavoro, a cominciare dal responsabile scientifico, per finire anche a colui che fa le fotocopie, no? Uso questo termine proprio per essere più esemplificativa, c'è armonia, c'è competenza e c'è dialogo. Quindi c'è un gruppo di lavoro che ha la stessa visione e aggiungo gli stessi valori. Quindi ecco, questo può essere la nostra esperienza di FOSO, di quali possono essere le chiavi di successo nella gestione di un progetto complesso.